Ho letto molti anni fa in un articolo di Edoardo Boncinelli che la costruzione del nostro archivio di immagini è fatta di istantanee. Anche il movimento, il nostro cervello lo produce a posteriori attraverso un montaggio istantaneo, anche quello, di immagini singole. Questo mi ha fatto intuire, se non pienamente capire, il rapporto strettissimo tra la fotografia e la struttura neurologica della nostra coscienza. Ogni fotografia quindi illustra questo rapporto, perché illustra una nuova maniera di interagire con lo spazio-tempo. Ecco, la fotografia lo apprende dalla realtà che cosa è lo spazio-tempo, perché è quello la sua materia prima. Il mondo si presenta in un istante dentro un certo tipo di spazialità. L'esperienza culturale di immagini e il repertorio di immagini che un uomo, un fotografo, ha raccolto nella sua vita, dall'infanzia sino a tutte le sue esperienze culturali, producono una maniera di guardare il mondo che lo esprime. E quella lì è la fotografia. Quindi sicuramente esprime un istante di spazio-tempo, però lo rappresenta a partire dal fatto che gli si para davanti, insomma, no? È a quello che lui reagisce. Non mi è mai avvenuto di dire: ah, guarda, adesso questa fotografia darà conto dello spazio-tempo o dell'amore. No, ci sono due che si abbracciano, oppure c'è una questione erotica o drammatica di dolore, eccetera. Ma io non voglio rappresentare il dolore, voglio rappresentare quella donna che sta soffrendo davanti a me. Fare la fotografia non è bloccare il tempo? No. Come si fa a rappresentarlo? Sì, in un certo senso sì, perché prima di quell'istante ce n'era un altro e dopo ce n'è stato un altro. Però questo vale per ogni forma espressiva. Ma nella fotografia non c'è tutto lo spazio che c'è in un romanzo? No. Cioè, la fotografia è quel momento, è il tempo che è facile fermare, ma è difficile da raccontare? È molto difficile da raccontare il tempo. Cioè, tutti noi abbiamo una relazione con la realtà che implica una concezione del tempo, no? E un fotografo gioca su quell'istante che comunque è una pretesa, insomma, assurda di fermarlo il tempo. Il tempo non si ferma, il tempo va avanti. Dopo quella fotografia probabilmente la luce è cambiata e poteva esserci un'altra fotografia, ma non potevo migliorare quella di prima, perché quello si è giocato in un istante ed è quello il tempo che interessa a me come fotografo. Non sono né un romanziere né un musicista. Il tempo di Mozart non è il tempo di un fotografo. Lo spazio nella fotografia, che chiaramente è l'obiettivo, o è lo spazio c'è nel fotografo e davanti al fotografo? Secondo me si parte sempre dallo spazio, dalla forma che ti offre il mondo, ma il fotografo poi quello spazio se lo gioca in un istante e lì interviene il tempo, perché quella fotografia di quel riflesso di una collana sul collo io credo che sia impossibile ripeterla. Cioè, è questo che mi affascina nella fotografia, che il tempo va per conto suo e tu lo devi incrociare nel momento in cui la forma, cioè lo spazio, ti offre un'immagine. Nel momento in cui lo spazio ti offre un'immagine, un pittore comincia a dipingere, un fotografo scatta la fotografia, cioè immobilizza il tempo, tenta di immobilizzare il tempo,
tenta di conservare quel momento di spazio nell'istante in cui si è prodotto. E se è fortunato, riesce. Se è fortunato, riesce e soprattutto riesce a produrre un'immagine in cui questa relazione spazio-tempo interferisce con l'esistenza di altre persone. Quindi, e questo è il discorso della comunicazione estetica e narrativa. Se non c'è racconto non c'è niente, ma se non c'è forma non c'è niente, e se il tempo non ha fissato quella forma non c'è niente.